Buongiorno a tutti, oggi è martedì 31 ottobre 2023. Oggi parliamo di segnali critici che giungono dalla turbolenta regione Levantina, con la penetrazione delle forze israeliane nella striscia di Gaza, preceduta da un'inquietante serie di dichiarazioni da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha fatto ampio ricorso ai testi sacri per legittimare l'operazione militare in fase di attuazione. Lo facciamo insieme ad Andrea Zoc, che è docente di filosofia morale presso l'Università Statale di Milano e saggista. È autore dei volumi Identità della persona e senso dell'esistenza, pubblicato da Melteme nel 2018, Critica della ragione liberale, una filosofia della storia corrente, pubblicato da Melteme nel 2020, Il dovere e il piacere, un'introduzione critica all'etica contemporanea, pubblicato da Mimesis del 2021, Lo stato di emergenza, riflessione sulla crisi critica sulla pandemia, pubblicato da Melteme nel 2022, e oltre destra e sinistra, la questione della natura umana, pubblicata dal Cerchio nel 2023. Andrea, grazie anzitutto per aver accettato il mio invito. Grazie Giacomo, mi fa piacere di avere questa occasione di fare due chiacchiere telematiche. Partirei innanzitutto dalle dichiarazioni di Netanyahu, a cui ho fatto cenno, che ha attinto a piene mani alla Torah per annunciare l'operazione militare che è attualmente in corso. In particolare ha Certo. tracciato un parallelo tra la lotta dei sudditi di Re Saul contro gli Amaleciti, narrata nel libro di Samuele, e l'attuale battaglia di Gaza, etichettandola al pari della prima come una minaccia di carattere esistenziale per il popolo di Israele. Ha poi fatto riferimento alla necessità di realizzare la profezia di Isaia, che secondo la moderna esegesi dei rabbini ultraortodossi, che si riconoscono peraltro nei tre partiti radicali a cui Likud è alleato per formare la coalizione di governo, dovrebbe riguardare non l'avvento del Messia, ma la consacrazione della nazione di Israele, destinata a prevalere su tutti i suoi nemici e a diventare forte e prospera. Isaia avrebbe profetizzato la guarigione dalla malattia e da ogni altro castigo intentato contro Israele, che nonostante tutte le avversità cresce come un ramoscello, come una radice d'arido suolo. Tu come valuti questi e quali obiettivi ritieni che risponda a questa inedita tendenza di Netanyahu a richiamarsi all'Antico Testamento per motivare il proprio operato? Certo, ma io ho un'impressione, poi naturalmente è un'opinione, come tutte le opinioni, fallibile, però ho l'impressione che stiamo arrivando un po' alla resa dei conti del percorso storico di Israele sin dal suo inizio. Cioè, qual è la caratteristica primaria dello Stato di Israele e della sua autopercezione? È sempre stata l'eccezionalismo, cioè la concezione dell'unicità della propria esperienza, unicità da un lato ribadita e richiesta sulla scorta della drammatica, terrificante esperienza della Shoah, e dall'altro però legato ovviamente alla tradizione sacrale, all'idea di popolo eletto da Dio, popolo scelto per la nuova alleanza. Quindi la tradizione antico-testamentaria che tutti ben conosciamo, in cui distintamente la popolazione di Israele è posta e collocata in una posizione di preminenza e di supremazia spirituale, quantomeno. Ora, qual è il problema? Il problema è che questa, diciamo, componente ideologica di fondo che permea sin dagli inizi, e che è anche una delle, come dire, una delle componenti meritevoli e anche più ammirevoli diciamo, della cultura ebraica e della capacità della resistenza rispetto alle avversità storiche delle comunità ebraiche, che naturalmente si sono fatte forza intorno a questo messaggio rincuorante, diciamo. E ecco, però, una volta che questa dimensione è divenuta stato politico, beh, qui la questione comincia ad assumere dei caratteri particolarmente preoccupanti. La prima, in termini classici, quello a cui abbiamo assistito progressivamente, non è stata una cosa, come dire, certo, presente dall'inizio, ma in realtà che ha preso piede con una certa gradualità, sostanzialmente rispetto all'idea dell'autodifesa,
oggi siamo di fronte ad una concezione di nazionalismo conclamato, cioè nazionalismo in senso classico, così come noi parliamo dei nazionalismi durante le due, nell'intervallo tra la prima e la seconda guerra mondiale in Italia e Germania, quel tipo di nazionalismo, un tipo di nazionalismo che quindi ha una concezione non semplicemente dell'autonomia e della sovranità della propria nazione, ma di un rapporto unico della propria nazione con la storia, e che quindi molto semplicemente assume perciò che tutto ciò con cui tutti gli altri con cui si va a relazionare, in primis gli elementi ostativi al suo sviluppo naturale, debbono essere considerati come mezzi per un fine superiore, cioè come qualcosa che possa essere messo da parte. Ora, questa concezione in realtà è fortemente e da tempo sottesa alla, diciamo, alla cultura ebraica, alla cultura israeliana, e lo si sa dando uno sguardo anche alla, diciamo, alle scelte nei libri di testo. Ci sono delle analisi molto interessanti sui libri di testo utilizzati nelle scuole israeliane, in cui questa componente, diciamo, che noi potremmo definire soltanto come eminentemente nazionalista, è del tutto chiara e distinta. E in cui la componente, diciamo, anche di disprezzo, vorrei dire, etnico nei confronti della popolazione palestinese è tutt'altro che celato. Non c'è un tentativo neanche sommario di porre un'equivalenza di dignità tra, tra popoli. Ora, di fronte a questa occasione particolare, ecco, qui ci troviamo di fronte ad una ad una dichiarazione di intenti che sa di trovare ascolto, sa di avere un terreno predisposto e naturalmente può farsi una volta di più l'attrice di una posizione che è quella della vittima. Cioè la posizione, la tradizione ebraica è una tradizione in cui la componente dell'essere vittima è in qualche modo un tema non ricorrente, costante. È proprio un tema costante, tra l'altro elaborato anche in forme intellettualmente spesso estremamente interessanti, molto raffinate, però la concezione dello statuto particolare dell'essere vittima che dà una legittimazione particolare, una dignità, una legittimazione particolare, è un elemento molto profondo nella storia della cultura israeliana. E di fronte ad episodi in cui oggettivamente Israele è vittima, come quando viene attaccata il 7 ottobre dalle milizie di Hamas, questa componente si esacerba e scatena ed esprime tutto il suo potenziale, che è un potenziale distruttivo senza illimitato, cioè nel senso che non ha remore morali, perché è in una posizione di simultaneamente vittima e vittima con una supremazia morale. È un discorso veramente impressionante, però in effetti trova riscontro in molti, proprio nell'atteggiamento che vedo ripetersi da parte perché c'è un po' la tendenza a personalizzare, quasi a psicanalizzare i leader, che quasi che derivasse da loro tutto ciò che accade. Invece a me sembra che questo atteggiamento si riscontri in gran parte della classe dirigente, quantomeno israeliana. Abbiamo visto, per esempio, il ministro della difesa, Gallant, parlare di animali umani in riferimento ai palestinesi. E abbiamo visto, a me è sembrato un po' impressionante anche la reazione che è stata riservata nei confronti del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, quale per una, diciamo, una constatazione che dovrebbe essere pacifica, cioè il fatto che dopo, una volta conclamato che la manovra di Hamas è un atto terroristico da condannare, eccetera, ma comunque non piove dal nulla, non nasce da una genesi ben precisa, che affonda le radici proprio nell'occupazione, nel trattamento riservato sistematicamente alla popolazione palestinese, si è scatenato un putiferio, richieste di dimissioni a Guterres, e soprattutto la negazione del visto addirittura al personale delle Nazioni Unite per entrare in Israele. E tu, cioè, credi che, insomma, non credi che questo atteggiamento possa avere delle ripercussioni negative per lo stesso Stato ebraico, questo genere di atteggiamento? Cioè, ne sono profondamente convinto e molto preoccupato, perché in realtà, mentre
l'idea, appunto, chiamiamola un po' polemicamente suprematista, non è un'idea nuova nella storia e nella tradizione israeliana, però è sempre stata bilanciata, o almeno è spesso stata bilanciata, da una certa intelligenza, una considerevole intelligenza tattica. Cioè Ben Gurion è un genio tattico dal punto di vista, e non sarebbe riuscito nell'impresa della creazione dello Stato di Israele se non sulla scorta di questa capacità di valutazione realistica delle situazioni. E questo realismo lo si ritrova in molti dei personaggi più, diciamo, dei grandi falchi, vicenda israeliana, che poi ad un certo punto della loro vita sono stati i principali promotori e più convincenti promotori di tentativi di pace. Tre nomi che vengono in mente sono quello di Menachem Begin, che era il leader dell'Irgun, falco tra i falchi, eccetera, ed è il promotore della pace con l'Egitto, che è il più grande successo diplomatico in certo modo della storia di Israele, e Sharon e Barak, altri due uomini di guerra, uomini coinvolti in prima linea in situazioni anche molto molto estreme dal punto di vista, diciamo, della Shavre Shatila, quindi che non personaggi, non mammole, non certamente personaggi di una estrema durezza e di una convinzione notevole del ruolo di Israele, ma che hanno compreso ad un certo punto come la situazione di costante degenerazione, il fatto di vivere per più e più generazioni anche Israele in una condizione di guerra o di guerra latente e costante, beh, è una situazione che non rappresenta la prosperità per nessuno. Non può rappresentare la prosperità per nessuno. E certo, peggio per i palestinesi, ma non è un bel vivere neanche per gli israeliani. Quindi questa cosa è qualcosa che in qualche modo i più intelligenti, anche tra i falchi, hanno capito spesso. E oggi sembra che questa classe, diciamo, governativa israeliana, insomma, degli ultimi 20 anni, manchi non soltanto, diciamo, di una sana modestia morale o di una sana comprensione del fatto di essere un popolo tra gli altri, ma anche di quell'intelligenza tattica che comprende come la strada presa da Israele può essere una strada ma estremamente rischiosa, cioè è rischiosa per l'esistenza stessa dello Stato di Israele e per le persone, i soggetti israeliani e anche ebrei in quanto tali, perché quello che è successo, per quanto sia stato sicuramente orchestrato nell'aeroporto del Dagestan, comunque è un indice del fatto che lo stesso tipo di generalizzazione che avviene da parte israeliana, per cui vabbè, Hamas sono i terroristi, però insomma io sparo nel mucchio perché comunque sì, questi sono comunque arabi, sono comunque magari sono bambini, ma crescono, diventeranno terroristi da adulti, quindi intanto facciamo, come dire, un bel forfè e generalizziamo la colpa, no? Interpretiamo come colpa collettiva, ma naturalmente questa cosa ha il suo rovescio esattamente in quello che è la possibilità di ingenerare sulla base del comportamento del governo israeliano una ondata antisemita, una reale ondata antisemita, cosa che è un rischio oggettivo, rischio che a sua volta sì, sappiamo perfettamente che verrà poi magari utilizzato dai governi israeliani a loro volta per fomentare, però il problema è che è una situazione in cui la identificazione etnica è talmente forte e talmente rivendicata che è molto facile che questo tipo di ripercussioni, diciamo, di effetti collaterali avvengano e si presentino. C'è un cane che sta cercando di mangiare una sedia, scusate, e si presentino e creino danni di lungo periodo. Sì, poi è interessante, cioè, ti voglio invitare a riflettere su una cosa. Il sionismo delle origini era un sionismo prevalentemente laico e socialista, di ispirazione. Molti ebrei venivano dall'ex Unione Sovietica, il stesso concetto del kibbutz si ritrova, diciamo, fortemente radicata questa mentalità. Poi abbiamo visto dal 1967, con la guerra dei sei giorni e l'occupazione di parti dell'Egitto, della Giordania e della Siria, e la,
e l'apertura del varco che poi, in cui si sono inseriti i coloni, ha una specie di commistione tra quella che tu secondo me mirabilmente descritto, quella intelligenza tattica, capacità politica che avevano i primi leader sionisti, con un'amalgama che con la destra nazionalista e religiosa soprattutto. Quindi questo ideale sionista si è colorato di una forte tonalità, una tinta religiosa, che poi si è andata consolidandosi nel corso dei decenni successivi, al punto che il governo attuale è un governo che è stato definito più a destra della storia di Israele. Io non mi riconosco molto in queste etichettature, però è interessante notare come sia il Likud, che è un partito di destra abbastanza dichiarato, però di destra del posto si potrebbe definire tradizionale, come ce ne sono in tanti paesi occidentali, al quale però si sono legati tre partiti di ispirazione religiosa molto collocati su posizioni molto oltranziste, segno che evidentemente anche nella società israeliana è intercorso un cambiamento, probabilmente, che ha portato a questo. Ed è interessante notare che questo governo sia composto per la prima volta nella storia di Israele, per oltre la metà, da rappresentanti che non hanno fatto il servizio militare. Perché dei partiti esatto. Oppure hanno fatto il servizio, l'obiezione di coscienza, ma proprio per motivazioni, diciamo, religiose. E poi sono collocati sulle posizioni più oltranziste in materia di trattamento riservato ai palestinesi. Tu come la vedi questa questione, questo cambiamento? Questo è interessante, perché questo invece era un dettaglio che mi era sfuggito, cioè sapevo che delle condizioni di favore particolare che hanno diciamo, i religiosi in Israele, e religiosi che diversamente da quello che potrebbe essere come un contesto cattolico, sono religiosi, ma non rinunciano al nulla della loro vita, diciamo, familiare, e quindi sono soggetti cittadini a pieno titolo, non sono certamente abitanti di monasteri, e che hanno però condizioni dal punto di vista dell'allevamento dei figli, dell'educazione, del servizio militare di particolare favore. Questo non ricordo, se non ricordo male, è una norma che dove sia stata approvata, credo, all'inizio degli anni 90, perché mi ricordo ne parlavo con un amico israeliano a metà degli anni 90. Lui da laburista si lamentava molto di questa cosa e diceva che questa cosa avrebbe portato ad un cambiamento proprio genetico generazionale nella configurazione della popolazione, perché se tu consenti con più facilità determinate componenti di banalmente riprodursi in quantità, perché meno soggette a limitazioni, a oneri, beh, questo ovviamente nel lungo periodo bilancia o può sbilanciare, corre il rischio di sbilanciare la situazione. Poi, in realtà, da quello che sapevo, c'è anche una componente legata all'immigrazione dalla Russia, che ha giocato un ruolo nella componente, diciamo, oltranzista del governo. Però credo che sia un insieme di queste variabili. Sì, indubbiamente. Cioè, a me poi giustamente tu l'hai menzionato prima, il concetto di colpa collettiva che è stato sdoganato, cioè avanzato proprio niente meno che dal presidente israeliano Isaac Herzog, quale ha dichiarato che c'è un'intera popolazione là fuori che è responsabile per quello che è accaduto, perché comunque anche i palestinesi che non si riconoscono in Hamas non hanno protestato, non sono insorti in armi contro Hamas, per cui insomma, è un discorso un po' pericoloso, specialmente perché viene avanzato dal massimo autorità dello Stato israeliano. E sappiamo, come giustamente dicevi tu, che quale genere di legittimazione Israele ha ottenuto, anche proprio puntando il dito, giustamente, nei confronti del concetto di colpa collettiva e di punizione collettiva che gli era stato inflitto agli ebrei durante la cosiddetta Shoah. Quindi anche questo è un boomerang. Questo tipo di atteggiamento può produrre un effetto boomerang, un contraccolpo pesantissimo, per cui perderebbe in realtà qualsiasi legittimità internazionale, anche proprio di carattere morale, forse anche all'interno dello stesso Occidente. Tu credi che questa cosa sia possibile, che l'Occidente, in Occidente cominci a farsi strada un certo tipo di sentimenti? Allora, diciamo che è abbastanza difficile, ecco qua, cane che fa danni, è abbastanza difficile capire
cosa accadrà in Occidente, perché Occidente oggi significa sostanzialmente estensione dei tentacoli americani. E, quindi la situazione dell'Occidente è una situazione particolare, perché in realtà Occidente significa molte cose, dovrebbe significare innanzitutto, quantomeno anche Europa, e l'Europa fino a qualche decennio fa aveva una posizione molto diversa, tutta l'Europa. È una posizione molto più equanime e molto più attenta a cercare, per ragioni di nuovo banalmente di interesse geopolitico, perché insomma l'Europa si affaccia sul Nord Africa, sul Medio Oriente, ha relazioni geopolitiche obbligate, e quindi il fatto di lasciar degenerare una situazione in Medio Oriente è sempre un costo, più o meno grande, ma è sempre un costo, un grave costo per l'Europa, cosa che invece può non essere affatto per gli Stati Uniti. Questa è un'osservazione banalissima, ma molto diretta. In passato erano quasi tutti consapevoli di questa componente, quindi al netto delle posizioni ideologiche, soggetti politicamente abbastanza distanti, come Andreotti e Craxi, che però erano entrambi estremamente, diciamo, sensibili, e pur essendo entrambi abbastanza legati alla dimensione americana, alla NATO, all'Occidente, nel senso che abbiamo imparato a intendere, però insomma erano consapevoli del fatto che l'Europa aveva bisogno di avere, di dimostrare una posizione di mediazione, di ponte. Ecco, tutta questa cosa mi sembra sia scomparsa completamente, e di nuovo questa è una delle cose che mi lascia francamente perplesso, perché è ovvio che chi avrà il principale impatto di qualunque situazione di adesso abbiamo guerre civili oramai stanziali in Siria, in Libano, in tutta l'area è destabilizzata costantemente. Se a questo si aggiunge un'ulteriore macro destabilizzazione che magari chiama in causa Israele, Hezbollah, pezzi dell'Iran magari sotto, allora questa cosa può andare avanti, e probabilmente andrà avanti. Si illudono quelli che pensano che ci saranno 2 mesi di operazione e poi le cose, poi regnerà la pace in terra. Anche nella situazione più drammatica in cui Israele riesca a far piazza pulita, cioè sostanzialmente a cacciare integralmente, a mandare come recita un dispaccio passato su Wikileaks del Ministero della Difesa, a mandare gli abitanti di Gaza in una tendopoli sul Sinai, comunque in Egitto, oltre il confine in sostanza. E ecco, se quello, anche se quello dovesse accadere, quindi togliendo, facendo come dire tabula rasa del pericolo di Gaza, beh insomma noi sappiamo perfettamente che tutto attorno ci sono 2,5 milioni di palestinesi in Cisgiordania, in Giordania, e ci sono c'è tutto attorno, è un bacino in ebollizione in cui quantomeno interventi di ordine terroristico continueranno a punteggiare la storia di Israele per sempre. Non si vede perché motivo questa cosa dovrebbe avere un termine. Avrà, come dire, una fase di abbassamento e poi una fase di nuova acuzie. Ora, questa situazione, quindi di destabilizzazione del Medio Oriente costante e crescente, è un danno per l'Europa gravissimo. E lo abbiamo visto con la Libia, con quello che, come dire, cosa è successo a cascata in termini e petroliferi e di migratori, eccetera, eccetera. Tutte queste cose hanno costi. Costi che, di nuovo, i primi a pagare sono i paesi affacciati sul Mediterraneo, in seconda istanza tutta l'Europa. Gli unici che non pagano dazio su questa cosa sono gli americani, che sono dall'altra parte del mondo. Ma questa cosa veramente geografica, banale, sembra che non la capiscano proprio, così come non l'hanno capito con la Russia, così. Cioè, noi siamo qui a mostrare la faccia feroce degli Stati Uniti,
con gli Stati Uniti che se ne stanno dall'altra parte del mondo a farci fare il Doberman, come dire, il loro Doberman privato. Sì, è verissimo. Poi se si pensa, la cosa è particolarmente impressionante se si considera che nel corso degli ultimi secoli comunque l'Europa non ha espresso solo la principale forza militare, ma anche una capacità diplomatica notevolissima, nel bene e nel male, però comunque c'era una comprensione, si pensi a personaggi anche come Talleyrand, ma anche successivamente Metternich, eccetera. Adesso invece in qualche barlume di lucidità comincia a vedersi solo, ormai in Europa, solo dal punto di vista diplomatico, in Ungheria e in Turchia, con posizioni più realistiche indubbiamente, se si guarda, che poi la Turchia a definirlo Occidente è veramente un bello sforzo, e per il resto bisogna guardare a Russia e Cina, che per esempio anche di fronte a questo evento hanno evitato di prendere direttamente di sposare una causa, come invece hanno fatto tutti gli europei, tutti gli occidentali per la verità, e quindi si sono schierati acriticamente con Israele. Russia e Cina invece hanno cercato di mantenere una posizione di, diciamo, equidistanza, proprio per potersi accreditare come mediatori, perché questo conflitto ai loro occhi dovrà prima o poi finire. Noi, andando avanti così, credi che o riusciremo, cioè verremo soppiantati anche nel nostro, quello che un tempo si chiamava Mare Nostrum, cioè anche il Mediterraneo verremo tagliati fuori anche da questa area geografica, a tuo parere? Ma più che altro quest'area geografica è destinata a rimanere un'area di sottosviluppo, cioè nel senso che il problema è che è un'area che è stata strategica storicamente, ma naturalmente la sua componente strategica dipende in maniera cruciale dal fatto di essere una zona di commercio, di scambio, di interazione. Oramai da tempo lo è essenzialmente per il ruolo del canale di Suez, cioè perché per quanto riguarda le altre componenti d'area si sono molto molto ridotte, insomma, nel tempo il ruolo del Mediterraneo, questa è cosa nota, ma con quello che sta succedendo anche a livello internazionale relativamente agli indirizzi di scambio, la via della seta, tutta una serie di processi, è probabile che, come dire, questa componente di decentramento del Mediterraneo continui nel tempo. E aggiungo, se posso, una cosa però alla posizione di Russia e Cina. Credo che sia interessante osservare come la loro posizione si sia andata gradualmente muovendo verso posizioni più marcatamente anti-israeliane. Cioè la situazione all'inizio, per un po' di giorni, le dichiarazioni erano molto equanimi, erano proprio, come dire, pesate al millimetro per cercare di apparire salomonici. Però l'impressione è che abbiano, come dire, percepito che la divisione che si sta creando è la divisione, esattamente l'identica divisione tra il miliardo d'oro e il resto del mondo, che si era verificata precedentemente su altre vicende, tra cui la vicenda russo-ucraina. E che quindi ad un certo punto non sia più neanche tanto utile apparire in una posizione di mediazione, perché quanto piuttosto di rafforzare la propria, diciamo, fidelizzazione, il proprio ruolo di rappresentanti dei 6/7 della popolazione mondiale, insomma, che non è proprio poco, non sarà quella più ricca, ma insomma, comunque territorialmente e demograficamente la maggioranza. E credo che in questo senso si possa spiegare, ad esempio, il fatto che la Russia abbia accettato di ospitare la delegazione di Hamas. E questo è un gesto molto chiaro e non ovvio, non obbligato. È un gesto di accreditamento in cui quindi diventano interlocutori politici in senso pieno, e che ovviamente fa pugni con l'idea sono dei semplici terroristi, no? Cioè, se tu li accrediti in una discussione ufficiale a livello diplomatico, gioco forza, dici voi dovrete discutere con questi, non pensate di non discutere con questi. Quindi questo tipo di operazione è ovvio che non è Hamas ciò con cui ha interesse la Russia. Hamas, insomma, non è neanche una forza locale, meno di una forza regionale.
avrà 30-40 mila miliziani, molto, come dire, per, insomma, non è una, da nessun punto di vista, una potenza con cui gli interessa la Russia avere a che fare in termini di politica internazionale, ma l'elemento è simbolico, cioè l'elemento è, stanno parlando con il resto del mondo che gradatamente, ma dopo un po' di giorni, inizialmente no, ma gradatamente ha cominciato a inorridire rispetto a quello che succedeva. Perché la situazione è abbastanza semplice da questo punto di vista, salvo diciamo una parte, forse addirittura minoritaria dell'Occidente, diciamo televisivizzato, okay, tranne questa parte qua, tutto il resto del mondo non ha difficoltà a vedere che non c'è nessun universo possibile in cui ammazzare 3.200 bambini in 20 giorni sia giusto. Okay? Cioè, non ci sta da nessun punto di vista, non è proprio qualcosa che un essere umano normale, che non sia uno psicopatico, possa dire, ah, no, è giusto. No? Sanno tutti, è evidente, è un massacro indecente, una cosa, come dire, che non si è mai vista da quando, non si è mai vista, perché in realtà durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui qualcosa del genere avveniva, non si vedeva perché non c'erano i media che potessero testimoniare, quindi non si è mai vista una cosa del genere. E rispetto a questo quadro, è chiaro che Russia e Cina, che hanno un interesse a questa alleanza pelosa tra loro due, che insomma non è che ci sia una unione di amorosi sensi o una, quindi, però, insomma, hanno un interesse convergente nel fare fronte rispetto alla ancora netta superiorità economico-militare degli Stati Uniti. Quindi in quest'ottica si stanno spostando in questa direzione, lo stanno facendo molto bene, come sempre, perché loro comunque hanno una classe politica, questo è evidente, cosa che noi non abbiamo da tempo. Poi quello che hai detto mi rimanda proprio a un discorso che ho visto pronunciare, allibito sono rimasto, da parte dell'ex ambasciatore israeliano in Italia, che in una trasmissione televisiva di prima serata, quindi, ha dichiarato testualmente: noi non siamo interessati a tutti questi discorsi razionali che sento fare qui dentro, noi vogliamo solo distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto. E l'ha ripetuto più volte, al punto, cioè, questo discorso è apparso talmente impressionante da spingere persino un personaggio al di sopra di ogni sospetto, come Pierluigi Battista, firma storica del Corriere della Sera, sempre dalla parte giusta, diciamo, a dire: lei ambasciatore non sta rendendo un bel servizio al suo paese. Secondo te, io ho pensato che uno degli obiettivi che si proponesse Hamas a fianco di quello alto, più elevato, di reinternazionalizzare la questione palestinese, fosse quello di produrre una destabilizzazione di carattere psicologico e persino emotivo della società israeliana, comprese le sue componenti apicali verticistiche. E a giudicare da queste uscite sembra che l'intento sia riuscito, perché non sembrano lucidi. Non so veramente se sia stato inteso da Hamas, mi pare, sarebbe, come dire, una capacità di elaborazione molto elevata, non so se si è inteso, se è semplicemente accaduto, però è vero che questa situazione ha fatto saltare le ultime remore, cioè la cosa che evidentemente tratteneva certi personaggi in Israele dall'assumere ufficialmente toni appunto di suprematismo razzista, non so come dire, cioè qualcosa che quando le vedi nei film dici: ah, questo è il cattivo, no? Cioè lo vedi nel film e quindi dici: ok, abbiamo capito, adesso è il cattivo, adesso devo aspettare che arrivi l'eroe e lo faccia fuori, perché non ci sono dubbi di sorta. Ecco, di fronte a questo tipo di personaggi, ecco, la situazione in precedenza non emergeva, perché la superiorità presunta militare e la sensazione di sicurezza che dava ad Israele era tale da, insomma, non vai a esagerare se l'altro ti può al massimo tirare una pallina di carta, no, cioè mica ti arrabbi più di tanto, togli la pallina di carta e insomma gli tiri un ceffone, ma insomma non vai oltre. Il fatto di essere stati attaccati con evidente documento, questa cosa ha indubbiamente lasciato liberi, cioè si sentono evidentemente, la dinamica è che sicuramente
queste persone arrivano in televisione a parlare con l'esterno dopo aver essersi rinforzati l'un l'altro all'interno. Cioè, questo qui sono evidentemente discorsi che per loro sono del tutto normali. Non si rendono conto che portandoli fuori appaiono come abnormi, perché per loro chiaramente nel discorso interno sono normali. E solo che a questo punto è stata perduta la dimensione, la capacità di percepire la percezione altrui, che è una definizione peraltro della paranoia. Nel senso, quando tu non riesci più a, come dire, sono casi, diciamo, borderline dal punto di vista psichiatrico. Cioè non... Ti faccio l'ultima domanda, Andrea, è un po' più generale, è un'impressione che ho io, volevo sapere la tua opinione in merito. Da ormai parecchio tempo vediamo accendersi tutta una serie di fuochi nei Balcani, nel Caucaso, in Ucraina, adesso in Medio Oriente, prima in Yemen, adesso in Palestina, insomma, tutta... E è una situazione che per alcuni aspetti può ricordare quella della tarda Belle Époque, quella antecedente alla Prima Guerra Mondiale, dove una serie di piccole, sembravano inizialmente delle piccole scaramucce nei pressi dell'Impero Ottomano, in Africa, eccetera, hanno poi portato a quel disastro epocale della Prima Guerra Mondiale. Un libro bellissimo di Christopher Clark, I Sonnambuli, parla proprio di questi leader che, tra male interpretazioni delle intenzioni altrui, sottovalutazione della potenzialità esclusiva di alcune situazioni, hanno condotto il vecchio continente verso lo sfacelo. Tu intravedi un rischio di questo genere? Ti sembra che ci siano analogie tra quel periodo e quello attuale, quello che stiamo vivendo? Ma io devo dire che ho sempre, ho reiteratamente argomentato molti anni fa, l'analogia tra questi due periodi storici. Ben prima che arrivassimo in una situazione di tensione, ero abbastanza convinto che, come qualche volta succede, come spesso succede nella storia, situazioni simili poi hanno esiti magari, come dire, la storia non si ripete mai identica, quindi immaginavo un altro tipo di esplosione, ma invece forse potremmo avere, come dire, una replica a tutto tondo. Perché quello che, se uno va a vedere, diciamo, la struttura della Belle Époque e del periodo, sostanzialmente è più o meno questo andamento. A metà degli anni 70 inizia una fase di stagnazione economica, e dopo la grande crescita esplosiva dell'Europa nel primo capitalismo. Questa stagnazione economica comincia a mettere in tensione una serie di fattori e si creano la ricerca di mercati esteri, la frenetica ricerca di mercati esteri da parte di paesi che hanno marxianamente ridotto il tasso di profitto. Quindi, riducendo il tasso di profitto, devi creare nuovi mercati e ottenere nuove risorse all'estero. Quindi c'è una espansione. Questa espansione comincia a creare conflittualità, perché gli incidenti di Fashoda tra Francia e Inghilterra, eccetera, le guerre balcaniche, tutta una serie di situazioni di attrito costante, e che poi esplode quando sostanzialmente la potenza che era in quella fase militarmente la più forte, ma economicamente molto forte, ma non aveva gli accessi giusti alle colonie, cioè la Germania, e poi si è portata dietro gli imperi centrali, sostanzialmente accetta la sfida, cioè dice: ok, è il momento di utilizzare ora o mai più. Ok, bene, e dopo succede quello che succede. Ora, se uno si sposta esattamente di 100 anni dopo, comincia a vedere che negli anni del 1970, a metà degli anni 70, comincia una crisi con stagnazione economica. C'è la fase di espansione dei mercati, che è la globalizzazione, un tentativo di accrescere in tutte le direzioni, essenzialmente in questo caso dal grande centro americano, che cerca di conquistare nuovi spazi, nuovi mercati, eccetera, e ci riesce per diversi decenni. E dopodiché questo tipo di processo incontra una... muro, cioè una situazione conflittuale, che è la Cina essenzialmente, e la globalizzazione comincia a rollare indietro, ma questo significa che l'ultimo elemento di sfogo del sistema è venuto meno. Il sistema capitalistico ha una regola unica generale: deve crescere sempre, se non cresce esplode.
Quindi, di fronte ad una situazione di previsione di mancata crescita duratura, cioè non di episodica recessione, ma di una previsione sistematica di mancata crescita, il sistema va a carte 48. E banalmente, forse uno pensa, cosa vuol dire che una banca immagina che nei prossimi 20 anni non ci sarà crescita, supponiamo. Beh, la banca vive prestando soldi ad interesse, gli interessi sono tarati sul fatto che l'economia crescerà. Cioè tu, io presto 10, mi darai 11, perché? Perché nel frattempo quei 10 che ti ho dato creeranno 12 di uno a te, uno a me. Ecco. Se non c'è crescita, il sistema finanziario salta, non ha possibilità di sopravvivenza. Ora, il sistema finanziario moderno è il principale potere rimasto, persino più di quanto lo fosse a fine 800 con i Rothschild, eccetera. E in questo quadro bisogna capire che tipo di dinamiche conflittuali si possono generare, con quali interessi. È chiaro che noi non abbiamo più una situazione esattamente simile a quella del 1914. Certo. Paradossalmente la Russia non è lontanissima da una posizione come quella della Germania, perché la Russia, ha, come la Germania del 14, aveva una supremazia sostanziale dal punto di vista, comunque era una grande potenza militare, ma non aveva proprio territorialmente la possibilità, in questo caso soprattutto finanziaria, di giocare le sue carte sul terreno internazionale allo stesso livello degli altri. Finanziariamente è un nano. E quindi l'interesse di queste forze è in qualche modo a forzare la mano sulle carte che loro hanno in mano. Quindi, ad esempio, la Russia accetta la sfida ucraina, perché si sente nelle condizioni di affrontarlo. Dice, se aspetto ancora, non sarò più in grado di affrontare questa situazione, è il momento, ora o mai più, come Guglielmo II disse nel 2014, ora o mai più, se continuiamo a essere chiusi nella Germania, così, con il Mar del Nord pattugliato dagli incrociatori inglesi, con tutto il commercio mondiale, il 90% che passa via nave, beh, insomma, che futuro abbiamo? Non abbiamo nessun futuro. Quindi, diciamo, il meccanismo, le analogie, bisogna vedere fino a che punto stanno, però il meccanismo di fondo è molto simile. Cioè un meccanismo tipicamente di ordine capitalistico internazionale che genera strutturalmente delle tensioni organiche, che si nutre di queste tensioni, perché le cerca sempre anche di utilizzare, cioè tensioni, distruzione di materie prime, la distruzione è una delle fonti principali di ricchezza finanziaria. Tu distruggi e poi ricostruiamo, e in questo processo a qualcuno viene tolto anche quello che, come dire, anche le mutande, e a qualcun altro invece viene portato uno yacht. Però, appunto, quindi le analogie sono molto forti, e ovviamente la speranza è che in qualche modo la storia ci sorprenda favorevolmente e ci sia un limite alla deflagrazione, anche per l'ovvia ragione, insomma, che tutti avevamo in mente, che una guerra all in, diciamo, completamente squadernata con tutte le forze, oggi non è cioè, significa ovviamente l'annichilimento del pianeta, quindi non possiamo immaginare questo tipo, non vogliamo immaginare questo tipo di circostanza. Ecco, però è indubbiamente il rischio di arrivarci molto vicino c'è, e tra l'altro se aggiungo una piccola nota sempre sulla questione israeliana, per me c'è una sottovalutazione molto forte in Israele di una componente, che anche questa è di carattere, vorrei dire, epocale, cioè il fatto che con l'incremento tecnologico, anche militare, il numero di soggetti che sono in grado di avere un potenziale distruttivo enorme continua a crescere. E questa è una regola tecnologica generale, cioè nel senso che sempre più persone, pensiamo oggi ai droni, non esistevano praticamente come in un ruolo militarmente significativo 20 anni fa. Oggi sono il protagonista delle guerre e sono dei protagonisti che sono manipolati, utilizzati a relativamente basso costo da forze che precedentemente non potevano minimamente giocarsela. Okay. E pensiamo alla stessa arma nucleare.
Oggi tecnologicamente ottenere plutonio arricchito, uranio arricchito, plutonio, e ottenere la tecnologia necessaria per razzi, missili con gittata e velocità sufficiente a garantire danni, è costantemente è cresciuta di anno in anno e continua a essere più. Adesso l'Iran ha sicuramente un congruo numero di missili ipersonici e ha molto probabilmente già la capacità di arricchimento dell'uranio sufficiente. Quanto tempo ci metterà, se non l'ha già atomica, per avere un armamento atomico funzionante? Io non scommetterei sul fatto che i tempi siano lunghi. E questo ovviamente apre una questione molto interessante, perché in che misura tu puoi pensare di esacerbare la situazione continuando a sfruttare il danno, pensando che comunque non andrà oltre, cioè che ne uscirai sempre in qualche modo vincitore. Ad un certo punto la possibilità di essere tutti perdenti non è così remota. Su questa fosca, però molto realistica valutazione, direi che possiamo concludere questa discussione, che mi è parsa molto, molto centrata e molto attuale, purtroppo. Io, Andrea, ti ringrazio molto, spero che tornerai quando accoglierai il mio prossimo invito. Grazie a te, Giacomo. Come sempre un piacere. E con questo colgo l'occasione per augurare a tutti buona serata. Buona serata a tutti. Gentile utente, voglio richiamare la tua attenzione sul fatto che il contesto si regge unicamente sulle mie forze, oltre che sull'apporto volontario fornito dagli esperti che accettano di confrontarsi di volta in volta con me. Ti invito pertanto a valutare la possibilità di sostenere attraverso un contributo commisurato alle tue possibilità e al giudizio che affibbia il mio lavoro, questa attività, che per quanto piccola sta crescendo rapidamente, nonostante le mie ancora scarse, se non scarsissime, abilità tecniche, che comunque conto di affinare grazie anche al tuo sostegno. Trovi in descrizione i link utili per accordare il tuo supporto al contesto e, oppure, se preferisci, acquistare i miei libri. Grazie e buona visione.